Maurizio Costanzo. Senti Maurizio, grazie. È inutile parlare dei tuoi successi, li conoscono benissimo tutti quanti, sei sempre, direi, in primissimo piano nelle trasmissioni, sei in primissimo piano come giornalista. Io devo dire che di complimenti ne hai avuti tanti, che il mio potrebbe anche sembrare eccessivo, però il mio è un complimento sincero, perché siamo amici da tanto tempo e ti ringrazio. No, moltissimo, ed è vero. Posso dire una cosa? Sì. Questa è una trasmissione che ha avuto moltissimi applausi, giustamente, però io volevo pregarvi di una cortesia, una cosa che so che in America la fanno e dovremmo cominciare a farla anche in Italia. Io credo che Corrado sia il più grande fondista televisivo dell'Europa occidentale, cioè 1500 puntate, cioè non c'è nessuno che arriva, ci starà arrivando Mike fra poco, credo. Allora, io so che in America quando si deve ringraziare un protagonista che per quanti anni? Sette, vabbè, ma da quando prima pure? 44. Ecco, che da 44 vive, soggiorna all'interno delle case di tutti quanti voi, quando, ripeto, succede una cosa che io, fatemi la cortesia, vi riconosco niente, una caramella, non vi posso riconoscere niente, siete troppi. Ma perché non applaudiamo Corrado alzandosi tutti in piedi, come è giusto fare questo omaggio a Corrado? Vi ringrazio molto, perché viviamo in un paese dove si gioca sempre in minore, no? Poi abbiamo dei personaggi così, e poi devo dire, la possibilità di dire, a vedere Mike, buongiorno notaio, io c'ero, grazie anche di te. Grazie. Io... Arrivati a una certa età si vive di piccole soddisfazioni, prego. Senti, allora, signori concorrenti, fate bene attenzione a quello che leggerà Maurizio. Sì. Perché Maurizio legge il testo di una nota, notissima canzone, dico soprattutto per un paio di voi, notissima. Prego. Dunque, però solo che al posto di alcune parole ci sono dei numeri. Vediamo se riuscite a capire... Qual è questa canzone? Il titolo di questa canzone? Fate bene attenzione. Allora, il titolo indicativo è un 34-36. Cioè sono due parole. Posso interpretarla? Sì, certo. 34-36 è il titolo. 3 nel mio 4-7 mi 4-3, un 78 che non mi lascia più. Freme la 30 mia 70 a te, ti scordi il 23, lo sai perché. Un 34-36, io che non so 76 per 32-46, che cosa sei per me? Ma che dai numeri? Un 34 ti vorrei, ma dai numeri, per dirti 80 che non sai, ed in questo... Sandra, ma che? Di! Un'ora sola ti vorrei! Un'ora sola! Un'ora sola ti vorrei! Bravissima! Brava! Hai visto? Quello che dicevo io, una fra voi forse, nel senso, cioè, no, era perché? Una canzone in voga alcuni anni fa, e allora forse era più facile per qualcuno che era nato nel 31, che era nato nel 21, nel 31, no, nel 31, nel 31, nel 31, li facevo molto più giovane. Allora, giriamo la ruota e ecco, guardate la velocità alla quale gira la ruota. Bene. Allora, pasta asciutta. Pasta asciutta. Ma sì, pasta asciutta, facciamo scendere giù la pasta asciutta. Corrado. Maurizio. Maurizio, io ti voglio ringraziare. Oh!
io sono il notaio, no? Oh, sì. La ruota non ha girato di nuovo. Ma no! Ma tu non ci fai caso, vai, che è velocissima! È velocissima! E tu, a Milano non ci fate caso perché siete occupati di tante altre cose. Noi sappiamo far girare molto bene le ruote, ma una tale velocità, ti garantisco che sembra che non abbia girato. Insomma, voi a Roma le fate girare meglio che noi a Milano. Sì. No, è vero che si muove poco, però è una ruota a laser. E c'ha un impulso. Oh, io voglio andare è via. Un dente. Allora. Grazie. Arrivederci, grazie. 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 Vorrei salutare. Grazie. Vorrei salutare. Grazie. Per tutti noi. Campetto, tante care costole. Grazie, scusa, fammi salutare. Grazie a tutti, grazie ancora. Un momento. Arrivederci, buonasera, grazie.